Alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia. Grazie, Padre. Ti ringraziamo, Gesù, della tua santa parola, perché la tua santa parola è viva, Padre. Salmo 12, dal versetto 1, dice: Salvo eterno, perché gli uomini pii sono venuti me, e i veraci sono scomparsi in mezzo ai figli degli uomini. Ciascuno mente al suo prossimo, parla con labbro adulatore, con cuore doppio. L'Eterno recita tutte le labbra. Adulatrice la lingua che parla con orgoglio. Di coloro che dicono: con la nostra lingua prevaleremo le nostre labbra, ci appartengono, chi è Signore sopra di noi? A motivo dell'oppressione, dei miseri, del grido, dei bisognosi, ora mi leverò, dice l'Eterno, e li salverò da quelli che li insidiano. La parola dell'Eterno sono parole pure, come l'argento raffinato e una fornace di terra purificato 7 volte. Tu, Eterno, ti proteggi e li preserverai da queste generazioni per sempre. Gli empi si aggirano impunemente dappertutto quando tra i figli degli uomini viene esaltato il nome. Vogliamo continuare a pregare, vediamo come ancora stasera il Signore ci possa parlare. Alleluia. Oh Signore, sì, ancora Signore, nel sera, nome Signore, di Gesù. Ti vogliamo, Signore, sì, ringraziare, Padre. La tua parola già è benedetta, Padre. E Signore, ancora ti vogliamo dire, Signore, oh Signore, prepara le nostre menti ancora questa sera, Padre, per ascoltare la tua parola, Padre. Alleluia. Siamo liberi, Padre. Oh Signore, ancora, Signore, ti prego, Signore, in nome di ungi, Gesù, Padre, le mie labbra dall'alto, Padre. Ho bisogno di te, Padre. Ho bisogno della tua guida, Padre. Nel nome di Gesù te lo chiediamo, Padre. Che benedetto. Alleluia. Sì, sì. Amen. In questo salmo, il versetto che mi ha colpito di più è il versetto 3. Per questo questa sera lo voglio approfondire. Dice: l'Eterno recita tutte le labbra adulatrici e la lingua che parla con orgoglio. Lo conosciamo l'orgoglio, quello che è? È meglio conoscerlo, però è meglio che non lo predichiamo, perché l'orgoglio è una cosa grande, ma una cosa pericolosa. Tanti che si sentono orgogliosi, tanti che attraverso la parola si sentono grandi. E allora, ma dobbiamo capire che un vero figliolo di Dio non può essere orgoglioso. Amen. Perché la parola non ce lo insegna questo. Anzi, dobbiamo sgridare e dire: l'orgoglio non appartiene a noi. L'orgoglio non è da parte di Dio, e allora non appartiene a noi, e allora dobbiamo stare attenti, perché tante volte tramite le nostre labbra, tramite la nostra lingua, vediamo che l'orgoglio si innalza. L'orgoglio si fa grande per questo. Ma vediamo che l'orgoglio non appartiene a Dio, appartiene al mondo. Però io vi dico una cosa, che tante volte l'orgoglio si trova nelle nostre chiese. È quello che ci dispiace. L'orgoglio si trova tramite i fratelli e tramite le sorelle. C'è quel fratello che si sente orgoglioso, c'è quella sorella che si sente orgoglioso, si sente più grande della sorella, si sente più meglio del fratello. Allora l'orgoglio alza. Ma noi, come dice la parola, non lo possiamo dire:
abbassiamo l'orgoglio. No! Noi vogliamo dire ancora questa sera, l'orgoglio noi lo distruggiamo nel nome di Gesù. Possiamo dichiarare, sei distrutto nel nome di Gesù. Orgoglio non mi appartiene. Perché se l'orgoglio è in noi, ancora si vede che noi non siamo attaccati a Cristo. E tante volte l'orgoglio si alza. E allora se l'orgoglio si alza, vi posso dire che la presenza di Dio non può essere in mezzo a noi. Dove c'è l'orgoglio c'è peccato. Perché attraverso l'orgoglio la lingua parla. La lingua parla attraverso, che vi posso dire, attraverso il pastore, attraverso i fratelli, attraverso le sorelle, ma dicenza. Tante volte la lingua si mette a spallare, tante volte la lingua si mette a dire cose che non sono vero, però pure che sono vere, la lingua deve stare in obbedienza. Dice la parola di Dio che la lingua è un membro pericoloso. Amen. Chi può donare la lingua? È un membro pericoloso. La lingua tante volte vuole parlare, tante volte, ma noi, grazie a Dio, abbiamo una cosa. Se la nostra mente è controllata dallo Spirito Santo, io vi posso dire che la nostra lingua deve essere controllata attraverso lo Spirito Santo. Perché quando arrivano i pensieri, prima arrivano nella nostra mente e poi la nostra lingua parla. Non è che arriva dalla nostra lingua e poi la nostra mente se la riceve. No, tutto che arriva, arriva dalla nostra mente. Se noi abbiamo una mente comandata dallo Spirito Santo, io vi dico che se la nostra mente è comandata dallo Spirito Santo, guidata dallo Spirito Alleluia. Santo, la lingua non può uscire maldicendo contro un fratello, contro una sorella. Dobbiamo stare attenti, perché tramite la lingua, dice la parola, c'è orgoglio, con tanto orgoglio, e con la nostra lingua siamo già in pericolo. Come mai che con la nostra lingua adoriamo Dio, con la nostra lingua glorifichiamo Dio e con la nostra lingua maldiciamo gli altri? Non può andare così. Dice che la parola di Dio, in una fontana che c'è una grande acqua, se qua ci abbiamo una fontana, esce acqua buona, acqua limpida. Se noi ci andiamo pure domani o più tardi, sempre esce acqua pura. Ora, se Gesù è un fiume di acqua pura, Amen, che sgorga dentro di noi, io vi posso dire che dentro di noi deve uscire acqua pura. Non può uscire acqua amara. Se oggi esce acqua amara e domani dolce, si vede che ancora non c'è gloria a Gesù, la potenza dello Spirito Santo. Dacci. Io dico sempre che attraverso la potenza dello Spirito Santo noi abbiamo la guida. Attraverso la potenza dello Spirito Santo il nostro corpo diventa tempio di Dio. E attraverso la guida dello Spirito Santo, il nostro corpo non può andare a destra e a sinistra, perché abbiamo la guida dello Spirito Santo. Amen. Volevo approfondire questi versetti. Andiamo più avanti, in Proverbi 13. Alleluia. Il Signore interviene. Proverbi 13. Dal versetto 10 dice: dall'orgoglio viene solamente contesa, ma la sapienza è con quelli che danno ascolto ai consigli. Guarda, vedi, c'è una grande cosa. Mi sembra che l'ho predicata una settimana fa. La sapienza e il discernimento.
se noi che siamo figli di Dio abbiamo la sapienza, un discernimento, tramite lo discernimento dello Spirito Santo, noi non possiamo avere l'orgoglio. Qua dice, dall'orgoglio viene solamente contesa. Con l'orgoglio viene solamente peccato. Con l'orgoglio non si può servire Dio. Amen. Con l'orgoglio non si può servire Dio. Io tante volte dico che venire in chiesa non ci salva. Tanti vengono in chiesa, ma passano 10 anni, 20 anni, ma non valgono nulla. Ma la cosa che noi dobbiamo fare, dobbiamo essere obbedienti alla parola di Dio, Alleluia, è farci comandare dello Spirito Santo. Se in noi c'è lo Spirito Santo, noi possiamo andare avanti. Ma se in noi non c'è lo Spirito Santo, cosa possiamo fare? Possiamo andare avanti? No. Ci fermiamo, ci blocchiamo, cadiamo facilmente. Abbiamo bisogno lo Spirito Santo, che Lui ci dà una grande guida. Questo dobbiamo capire, che Gesù ci ha lasciato, Alleluia, una caparra dello Spirito Santo. Se Gesù ci ha lasciato quella caparra dello Spirito Santo, a noi ci serve per andare avanti. A noi ci serve per camminare spiritualmente davanti al nostro Gesù. Andiamo ancora più avanti. Sempre in Proverbi 16. Alleluia. Gloria al tuo nome. 16, versetto 18. Dice, prima della rovina viene l'orgoglio. Prima della caduta, chi dice? Lo spirito altero. Non è lo Spirito Santo. Stiamo attenti, tanti confondono. Ogni spirito dobbiamo stare attenti. Perché io vi posso dichiarare che l'orgoglio è uno spirito di orgoglio. Quello spirito di orgoglio, quando entra dentro un credente, si possessa di quel credente, di essere orgoglioso. Per questo, attraverso quello spirito di orgoglio, il credente non può andare avanti. Il credente non può ricevere la salvezza. Lui si sente grande. Io non ho bisogno di nessuno, non ho bisogno di nessuno consiglio, io non ho bisogno di nessun consiglio del pastore, dei miei fratelli, perché lui si sente già a posto, lui si sente orgoglioso. Non ha capito che lui davanti agli occhi di Dio non è nulla. Lui davanti agli occhi di Dio non è nulla, perché dentro di lui c'è quello spirito di orgoglio che sta comandando. E dobbiamo stare attenti. Io vi posso dire che nelle nostre chiese, mi dispiace a dirlo, ma nelle nostre chiese ci sono tanti credenti che hanno lo spirito di orgoglio e non se ne accorgono. Dobbiamo togliere lo spirito di orgoglio delle nostre chiese. Dobbiamo sgridare e dire, lo spirito dell'orgoglio non appartiene a noi, non appartiene a Dio. E noi, se prendiamo autorità nel nome di Gesù, lo possiamo buttare fuori. Vogliamo essere liberi. Gesù ci ha fatti liberi. Se Gesù ci ha fatti liberi, noi ancora, perché tante volte vogliamo farci ancora incatenare, non lo capiamo. Dobbiamo essere ascoltatori. Ancora andiamo più avanti, guarda, andiamo a approfondire ancora questo versetto. Sempre Proverbi, capitolo 29. Alleluia, gloria al tuo nome. Alleluia. 29, versetto 23, dice, l'orgoglio dell'uomo lo porta in basso, ma chi è umile di spirito otterrà la gloria. Noi vogliamo essere umili, noi ci vogliamo abbassare, non ci vogliamo
dobbiamo essere orgogliosi. No, orgogliosi. Tanti si sentono orgogliosi. Lo sapete che ci sono pure tanti che predicano la parola di Dio e si sentono orgogliosi? Si sentono importanti? Io predico la parola meglio di quei pastori. Io sono un pastore importante. Io ho avuto tanti studi. Io ho avuto tanti di qua, tanti di là. E loro si innalzano. Si sentono orgogliosi. Ma però io vi posso dire una cosa. Gloria a Dio. C'è una parola che questa settimana, sabato, un predicatore che predicava mi ha colpito e ha detto: quando il Signore mi ha chiamato, io non sapevo nulla. Lui mi ha imparato, lui mi ha insegnato, lui mi ha portato avanti. Amen. Oh, yeah. Questo. E lui, guarda, quando ha detto queste parole, ho detto: gloria a Dio. Questa è la verità, perché Dio cerca persone, gloria a te, Gesù. Umili, umili, persone che si abbassano. Noi ci abbassiamo e lui ci innalza. Ma persone che si orgogliano, persone che si sentono grandi, tante volte, come dice la parola qua, l'orgoglio dell'uomo lo porta in basso. Ma chi è umile di spirito otterrà gloria. Noi vogliamo essere umili, ci vogliamo abbassare. Alleluia, sì, sì. Non siamo, sappiamo fare nulla. Non sappiamo predicare, però sappiamo una cosa, che quando lo Spirito Santo scende su di noi, la nostra lingua si mette a parlare. Alleluia. La nostra vita cammina attraverso lo Spirito Santo. Alleluia. Questo deve essere un credente, questo, sì, deve essere un figliolo di Dio che tramite lo Spirito Santo cammina avanti. Abbiamo bisogno, padre. No, dire: ma io so fare questo, io so fare quello. Noi non sappiamo fare nulla. Siamo miseri in grado. Io vi posso dire che la mattina, quando mi alzo, prima di alzarmi mi apro gli occhi e dico: Signore, dammi forza, perché non c'ho forza di alzarmi la mattina. Non c'ho forza di andare a lavorare stamattina. Lo prendo forza nel nome di Gesù. E in quel momento posso uscire di andare a lavorare. Abbiamo bisogno, se lui non ci dà la forza, noi non ci possiamo rialzare. E allora abbiamo bisogno. Amen. Che noi ci teniamo fermi a lui. C'era l'ultimo versetto in Timoteo capitolo 3. Gloria al tuo nome, Signore, intervieni. Capitolo 3, prima Timoteo, alleluia, dal versetto 6, dice: inoltre egli non sia un neoconvertito, perché non gli avvenga di essere accecato dell'orgoglio, non cada della condanna del diavolo. Vedi? Tanti sono accecati ancora. Tramite l'orgoglio il diavolo la acceca. Tramite l'orgoglio cadono. E cosa fanno quando cadono? Danno spazio al nemico. Ci danno quello spazio. E allora noi ancora questa sera vogliamo pregare e dire: l'orgoglio non appartiene. Alleluia. Mi sta venendo un altro versetto, dice: l'orgoglio diceva che veniva dal mondo. In prima Giovanni, leggiamo questo versetto. Alleluia. Che è: alleluia, gloria a Gesù. Grazie, Signore. Grazie, grazie. Alleluia, Spirito Santo. Gloria a Gesù. Prima Giovanni. Gloria a Cristo, alleluia. Alleluia. Primo Giovanni, capitolo 2. Grazie, è vero. Gloria a Gesù. Alleluia, grazie, Padre. Guarda che dice.
Iniziamo dal versetto 9, guarda, mi è venuto questo versetto come un caso. Dice: chi dice di essere nella luce e odia il proprio fratello è ancora nelle tenebre. Ma chi ama il proprio fratello e dimora nella luce, non vi è niente in lui che lo faccia cadere. E allora, se noi non abbiamo orgoglio, noi dobbiamo amare i nostri fratelli. Ma quelli che si sentono orgogliosi hanno un amore finto. Non hanno un amore tramite un fratello o tramite una sorella. È un amore finto. Lo sai perché un amore finto? Perché quando tu lo saluti nell'amore di Dio, lui ti saluta nell'amore di Dio. Ma quando lui o lei esce fuori, c'è l'orgoglio contro di te. Hai visto quella sorella come mi guardava? Hai visto quella sorella oggi come era vestita? Hai visto quel fratello oggi cosa ha fatto? C'è l'orgoglio. L'orgoglio non appartiene a noi. Per questo tante volte nelle nostre chiese non si possono vedere miracoli, non si possono vedere tante cose per la gloria di Dio. Per questo motivo, perché ancora nelle chiese dobbiamo togliere l'orgoglio. Amen. Tramite che noi togliamo l'orgoglio e lo dobbiamo distruggere nel nome di Gesù. Possiamo dire ancora questa sera, tramite il fuoco dello Spirito Santo, distruggi questo spirito di orgoglio. Io non voglio che questo orgoglio entra nella mia vita. Ci vogliamo alzare in piedi? Amen. Vogliamo rinunciare a questo orgoglio questa sera? Alleluia. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Sì, sì. Oh, Signore, questa sera, Signore, noi vogliamo rinunciare. Alleluia, nome di Gesù. Sì, Signore, rinunciamo, Padre. Signore, lo scacciamo via nel nome di Gesù. Rifiutiamo l'orgoglio. Purificaci da ogni orgoglio, da ogni vanità, Signore, dalla vanagloria, Signore. Liberaci dalla superbia, Padre. Purificaci, Padre. Ti prego, Signore, abbiamo bisogno di te, Padre. Purificaci, Padre. Lavaci, Padre. Liberaci dall'orgoglio, Signore, nel nome di Gesù. Aiutaci, insegnaci, Padre, a essere umili, Signore. Aiutaci a essere umili, Signore. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Sì, Signore, nel nome di Cristo, alleluia. Bruciami orgoglio. Bruciami male, Signore, nel nome di Gesù. Purifica, Padre, lava, Padre. Riempici di te, del tuo amore, Padre. Aiutaci a essere umili. Signore, ti chiediamo perdono per ogni peccato di orgoglio. Alleluia. Alleluia. Lo Spirito Santo purifica. Purifica le nostre menti. Sì, Signore. Purifica le nostre labbra. Purifica. Alleluia. Nome del Signore. Purificaci completamente, Padre. Oh, Signore, siamo qui, lavaci completamente. Lavaci. Alleluia. Lavaci, Padre. Lavaci. Alleluia. Di ogni cosa che tu stai facendo nella nostra vita, Padre. Di quello che tu devi fare. Grazie. La tua parola è potente, Padre. La tua Alleluia. Parola è vita per noi. Alleluia. E noi ti ringraziamo, Signore. E ancora Spirito Santo. Alleluia. Ti prego, Signore. Alleluia, sì, sì. Interviene ciascuno di noi. Abbiamo bisogno della tua santa guida, Spirito Santo.